Bentornati amici, oggi parliamo del flusso di lavoro di un fotografo digitale. Se avete visto il video precedente e non ci avete capito niente, questa seconda parte potrebbe essere esattamente quello di cui avete bisogno. Ho deciso di fare questo video perché mi rendo conto che fare un video sullo spazio colore e sui profili colore senza degli esempi pratici possa essere un po' spaesante, soprattutto se non siete avvezzi a questo tipo di procedure, perché mi rendo perfettamente conto che esiste tantissima gente che si occupa di grafica senza che questo sia necessariamente il loro mestiere. Sto parlando di tutti quelli che credono di essere dei grafici, che credono di starlo facendo nel modo giusto, ma che in realtà non impostano il profilo colore. Se questo è il tuo caso, questo video è esattamente per te. Se questo non è il tuo caso, ti invito a seguire comunque, perché personalmente posso dirti che io ho sempre imparato qualcosa osservando il flusso di lavoro di altre persone che fanno il mio stesso lavoro e che magari svolgono i miei stessi procedimenti ma in un altro modo. Spesso e volentieri ho imparato che ero più bravo di loro, che avevo un metodo di lavoro più efficiente. Delle volte invece ho imparato delle cose che ho incapsulato nel mio flusso di lavoro traendone beneficio. Andiamo a incominciare. Partiamo dal principio. Siamo in camera, per cui abbiamo la nostra fotocamera in mano. Ora dovete sapere che quasi tutte le fotocamere permettono di stabilire un profilo colore per le foto che stiamo andando a scattare. Ovviamente questa cosa vale solamente se stiamo scattando in JPEG. Per esempio le mie camere, io utilizzo il sistema Canon, tutte le mie camere hanno la possibilità di scegliere se voglio scattare delle fotografie con incorporato il profilo sRGB oppure Adobe RGB 1998. Abbiamo visto la differenza nel video precedente, vi lascio il link sia sopra che sotto se volete andarvelo a recuperare. Brevemente, stiamo dicendo alla nostra camera se vogliamo utilizzare un profilo colore più o meno ampio, quindi saranno di più o di meno le informazioni che andranno a essere scritte sul nostro file. Questo vale solo se stiamo scattando in JPEG, questo perché il RAW nativamente non ha un profilo colore incorporato. Infatti noi quando andiamo a importare il RAW dobbiamo scegliere un profilo. Quindi nel momento in cui siamo in camera possiamo scegliere un profilo se stiamo scattando in JPEG e quindi abbiamo già da subito una netta biforcazione, abbiamo già due strade tracciate davanti a noi. Abbiamo la strada più facile, che è quella del non professionista, è quella dell'amatore, ovvero io scatto in JPEG, gli dico già un profilo colore, magari scelgo anche sRGB perché tanto devono andare solo su Instagram. Attenzione, non è necessariamente sbagliato, vi dirò che questo metodo lo uso anch'io. Dipende sempre dall'obiettivo. Se io sto scattando una foto e so già che il suo unico obiettivo sarà di essere usata su Instagram una volta e poi buttata via e dimenticata per sempre, come, attenzione, come spesso accade, perché non tutti i clienti che abbiamo nella nostra vita sono clienti top e non tutti i clienti che abbiamo nella nostra vita meritano, per quello che pagano, di essere seguiti in un certo modo. Quindi io posso benissimo dire: io ti do una foto fatta col profilo incorporato della camera in JPEG, te la consegno così senza post-produzione. Perché? Perché non me lo paghi questo lavoro e quindi non te lo faccio. Quello che mi preme è spiegarvi la differenza. Quindi abbiamo due possibilità già da subito. La prima possibilità è quella più facile, quella più veloce. Scatto e quello è. Un JPEG fatto e finito, non lo posso quasi più modificare, se lo modifico lo rovino, quindi è fatto e finito così. Secondo metodo di lavoro, che è quello che mi preme di più spiegarvi perché è quello più difficile, è quello che utilizzo io quando ci tengo al lavoro che sto facendo. Quindi non sempre. Quando è un lavoro importante uso questo metodo. Si scatta in RAW. Se vogliamo fare i fenomeni scattiamo in RAW più JPEG, ma tanto il JPEG poi lo buttiamo via perché tanto poi facciamo lo sviluppo digitale, quindi è inutile. Secondo me scattare in RAW più JPEG, a meno che non abbiate esigenze specifiche, tipo il cliente le vuole vedere subito sul cellulare, quindi se le fa mandare subito in JPEG, ma a parte, e comunque gli direi di no, non ti mando le foto non processate così senza averle nemmeno riguardate, quindi comunque vi direi no, RAW più JPEG no. Scattiamo in RAW, quindi che cosa succede? Scattiamo in RAW e non gli diciamo un profilo colore incorporato, cioè la camera ce lo chiede volendo, però non vale per il RAW, vale solo per il JPEG, quindi nel momento in cui scattiamo un RAW non abbiamo un profilo colore ancora. Cerchiamo di scattare meglio possibile ovviamente, perché non è che se scattiamo RAW possiamo cannare la foto completamente, la foto deve essere fatta giusta, l'esposizione deve essere corretta. Se la nostra camera non ha una gamma dinamica in grado di catturare la nostra scena, facciamo il bracketing, facciamo la foto HDR, facciamo 3 scatti, 5 scatti, quello che vogliamo, tutti in RAW ovviamente. Una volta che siamo tornati a casa, che cosa succede? Ci mettiamo al computer, importiamo la nostra fotografia in RAW, quindi Adobe Camera Raw, Lightroom, quello che volete. La importiamo, che cosa facciamo? Prima cosa da fare,
decidere il profilo colore che vogliamo attribuire alla nostra immagine. Quindi andiamo nei predefiniti, io uso il sistema Adobe, quindi mi trovo comodo a spiegarvelo su Adobe. Tenete conto che qualunque software di editing dovrebbe avere qualcosa di analogo. Nel momento in cui apriamo la nostra immagine con Adobe Camera Raw o Lightroom, possiamo impostare un profilo colore. Di default c'è il profilo standard di Adobe, che va bene, per carità, va sempre bene. Quindi anche se non avete mai impostato un profilo colore, Adobe ve ne ha dato uno. Quindi non siete usciti senza profilo colore, ve ne ha dato uno lui. Il punto è che in questa fase stiamo lavorando sul RAW, quindi applicare un profilo colore non è come convertire successivamente. Convertendo successivamente abbiamo una caduta qualitativa e abbiamo i colori che potrebbero anche sballare. In questo caso no, perché stiamo lavorando sul RAW che non è composto da pixel, quindi non abbiamo caduta qualitativa, non abbiamo nessun tipo di problema a dargli un profilo colore diverso da quello che ci dice automaticamente il software. Vi dirò, ho cominciato a farlo di recente, prima usavo il profilo standard, ma perché ho iniziato a usarlo? Perché mi sono reso conto che certi profili, ce ne sono diversi, ci sono dei preset di Adobe, credo che se ne possano anche importare scaricandoli da internet, dai produttori piuttosto che. Il punto qual è? Nel momento in cui io vado a cambiare il profilo standard sul mio RAW, è possibile, non è detto, ma è possibile che io semplicemente applicando un profilo mi cominci già ad avvicinare a quello che deve essere il risultato finale. Ora, questo è interessante perché fate finta di essere su Instagram, sto dicendo una bestemmia ovviamente, ma quando siamo su Instagram cosa facciamo? Applichiamo un filtro e diciamo, ah sì, perfetto, adesso è perfetta, prima faceva schifo, adesso è perfetta. Sto esagerando ovviamente, però il discorso è, nel momento in cui io vado ad applicare un qualcosa che mi rende migliore la foto, se lo sto facendo su Instagram la sto anche peggiorando, perché vedete con i filtri che quando li usiamo andiamo a tirare fuori pixel, a tirare fuori grana che non vorremmo vedere, succede. Ecco, stiamo lavorando sul RAW, questo non succede. Quindi è come applicare un filtro, non è un filtro, è un profilo, però visivamente quello che succede è una cosa simile, nel senso che vediamo dei cambiamenti sulla nostra foto, ma non abbiamo caduta qualitativa. Pensate poter applicare un filtro di Instagram senza perdere qualità, sarebbe fantastico. Ecco, è esattamente di questo che si tratta. Non è un filtro, è un termine improprio, però è per farvi capire il concetto. Nel momento in cui applichiamo questo profilo, stiamo apportando delle modifiche ai colori ed è possibile che queste modifiche enfatizzino qualcosa che vogliamo enfatizzare oppure scarichino qualcosa su cui non vogliamo mettere il focus. Quindi applicare questo profilo ci aiuta fin da subito a incamminarci verso l'obiettivo finale che ci siamo prefissati. Prima cosa da fare, impostiamo il nostro profilo colore. Vi dico per esempio che ce ne sono alcuni che io uso molto spesso, che sono il profilo ritratto, il profilo paesaggio e il profilo standard. Il profilo standard non smetterò mai di usarlo perché è quello più bilanciato, è quello che andrebbe bene quasi sempre, quindi continuo a usarlo perché secondo me funziona molto bene. Abbiamo poi i profili ritratto e paesaggio. Vi dirò, non è che obbligatoriamente quando ho un ritratto metto il profilo ritratto e quando ho un paesaggio metto il profilo paesaggio, non è detto, perché la guardo, devo guardarla e vedere che cosa succede. Nel momento in cui vedo la modifica che cambiamenti ha apportato, so in che direzione muovermi. Se mettendo uno dei due preset la pelle diventa troppo carica, la carnagione diventa troppo satura, allora metto l'altro. Se anche con l'altro è troppo satura, torno allo standard. Se invece sto facendo un paesaggio, mettendo il profilo paesaggio quasi sicuramente mi va a incrementare i colori, mi va a definire meglio il cielo. Può essere una cosa che io voglio, perché magari voglio un cielo bello carico, oppure può essere una cosa che non voglio, perché magari volevo aumentare la luminanza soltanto sui blu e diminuire la saturazione solo sui blu in modo da avere il cielo bianco. Quindi a seconda di quello che volevo ottenere, un profilo piuttosto che un altro mi può fare differenza perché mi porta già più vicino al risultato finale. Diciamo che abbiamo impostato il profilo che è più adatto a quello che stiamo facendo. Il secondo step ovviamente è lo sviluppo digitale vero e proprio, e vi dirò, io non sono per niente un amante dei preset. Adesso c'è la mania dei preset, tutti su Instagram che dicono compra i miei preset, bundle di 2 milioni di preset a solo 29,99€. Ok, va bene, i preset ci possono aiutare all'inizio e infatti aiutano, soprattutto perché così io vedo uno più bravo di me. Se uno fa preset è probabile, non è sicuramente più bravo di me, ma è probabile che sia più bravo di me, che abbia più esperienza, oppure semplicemente ha capito che così vende e guadagna qualcosa. I preset possono servire a capire come si è arrivati a un determinato risultato. Nella mia esperienza un preset non funziona mai due volte. Non funziona mai, è impossibile usare un preset due volte, perché a meno che non sia un preset che noi utilizziamo su uno shooting che abbiamo fatto in determinate condizioni di luce, allora dici va bene, lo applico su tutto e funzionerà per la miseria.
Ma altrimenti, come possiamo pensare di prendere un preset che è stato creato su una foto con la neve in montagna e usarlo per una foto al mare? Cioè, non funzionerà mai. O meglio, funzionerà nel senso che applicherà gli stessi parametri, ma non funzionerà nel senso che non sarà bello il risultato, perché si parte proprio da una base diversa. Cioè, si parte da, innanzitutto, da un bilanciamento del bianco diverso. Questa è la cosa più importante per quanto riguarda i preset. Noto che spesso e volentieri i preset includono il bilanciamento del bianco, perché ovviamente l'immagine si crea anche con il bilanciamento del bianco, quindi le modifiche sono importanti. Se io lascio il bilanciamento del bianco standard, come scattato automatico dalla camera, non è un granché il mio preset. Indubbiamente però, se io applico un preset con un bilanciamento del bianco definito su un'immagine che è stata scattata in un'altra condizione, già ce la siamo giocata male, non funzionerà mai. Perché mi scaglio con questa veemenza contro i preset per Lightroom e per Photoshop? Per un motivo semplicissimo, perché vorrei esortarvi a... Non voglio danneggiare chi li vende, ovviamente, però vi dico, non state a comprare 40 milioni di preset che poi non usate, non sapete nemmeno a che cosa servono. Fatevi i vostri. Per questo volevo arrivare a questo punto. Durante lo sviluppo digitale io non uso i preset degli altri, uso i miei. Ce ne sono alcuni che mi sono fatto, li ho fatti per un motivo, non perché volevo lo stesso colore su tutte le foto, perché se io applico un preset sto mettendo lo stesso colore su tutte le foto. Quindi io mi sono fatto una foto al mare, gli metto quel colore lì, mi sono fatto una foto in montagna, gli metto quel colore lì, mi sono fatto una foto, che cavolo ne so, una festa di notte, gli metto lo stesso colore. Cioè, oltre a essere noioso, perché stiamo usando sempre lo stesso colore, sì, sento già una vocina che mi dice ma su Instagram le foto devono essere tutte dello stesso colore. Sì, è vero, se avete un feed coordinato con dei colori che più o meno sono sempre quelli vi aiuta, però parliamone un attimino, volete veramente usare lo stesso colore tutta la vita? E soprattutto volete veramente far credere alla gente a casa che St. Moritz e Lignano Sabbiadoro abbiano la stessa luce, lo stesso colore preciso identico? Secondo me è meglio essere un pochettino più realisti. Secondo me, perché poi ognuno fa quello che vuole. Tornando ai nostri preset, i preset che io mi sono fatto e che sono in free download, vi lascio il link sotto, sono quelli che utilizzo maggiormente, servono prevalentemente per portarmi subito in una condizione da cui posso dire adesso faccio le modifiche sulla singola foto. Però ci sono una serie di cose che io tendenzialmente faccio sempre. Le faccio a seconda della camera che ho utilizzato, perché ci sono alcune camere che hanno bisogno di un certo preset e altre che hanno bisogno di un altro. Non sono tutte uguali le camere, non sono tutti uguali i sensori, non sono tutte uguali le lenti. Quindi c'è una differenza e a seconda di quello che sto usando uso un preset diverso. Perché vi dico questo? Secondo me è importante che vi facciate i vostri preset, perché io ho stabilito come voglio che renda una foto fatta dalla mia camera con quell'ottica, e quindi ho un preset che applico per avere il giusto grado di nitidezza, il giusto grado di saturazione e il giusto grado di riduzione del rumore se ho scattato con ISO alti. Quindi ho dei preset che mi aiutano a svolgere dei compiti che svolgerei comunque, cioè io farei comunque tutte quelle operazioni. Su tutte le mie foto ci sono delle cose che io faccio sempre, a quel punto io applico il mio preset su tutte le foto, così invece di fare tutte le operazioni ho soltanto dovuto fare un click. Secondo me questo è un modo più efficiente di usare i preset, perché in questo modo io ho usato un predefinito, l'ho applicato a tutte le immagini di uno shooting, ma non ho cambiato i colori, ho semplicemente modificato la nitidezza, la distorsione della lente, magari il profilo di correzione della lente, perché è un profilo studiato per una determinata camera con una determinata lente, magari la saturazione, ma i colori li lascio a zero. Perché? Perché io in due shooting posso usare la stessa camera e la stessa lente, ma difficilmente userò lo stesso bilanciamento del bianco, perché se ho fatto uno shooting in studio ho il bilanciamento del bianco per la luce flash, se ho fatto uno shooting all'aperto il bilanciamento è diverso. Quindi se io avessi incluso le informazioni del bilanciamento del bianco nel mio preset, cosa succede? Io lo applico, sì, e poi è sbagliato, devo andare a modificarlo tutte le volte. Quindi un preset mi deve aiutare, deve farmi lavorare di meno, non di più. Se io ho scattato, anche se ero in bilanciamento automatico, probabilmente è corretto, la camera ci avrà azzeccato. Se io gli metto un profilo colore con un bilanciamento diverso, preso da un'altra
da un altro preset che era pensato per un altro shooting, cosa succede? Io lo applico, è sbagliato, fa schifo, lo devo andare poi a modificare su tutte. Quindi ho usato un preset che invece di farmi risparmiare tempo me ne ha fatto perdere. Pensateci attentamente, guardate quali sono le cose che fate sempre, modificate sempre la chiarezza su tutte le foto, la mettete a 100, lasciamo perdere che è sbagliato, però lo fate sempre, fatevi un preset Clarity 100. Non vale molto la pena farsi un preset per un solo parametro, però ci sono delle cose che sapete che fate su tutte le foto, mettetevi un preset con quello, quello sarà il vostro preset, è più prezioso quello per voi piuttosto che un preset di chi che sia che vi ha fatto il cielo più blu del blu cielo. Quello non vi serve, non vi aiuta e non vi salva, mentre crearvi un flusso di lavoro con le vostre cose vi fa risparmiare tempo e vi fa fare un passo avanti, e un bel giorno potrete vendere questi preset a differenza mia che ve li lascio gratis. Ricapitoliamo, quindi abbiamo scattato in RAW, abbiamo importato la foto, abbiamo deciso un profilo colore, abbiamo applicato il nostro preset, perché per esempio io applico il mio preset per la nitidezza, è una cosa che faccio sempre, io voglio che la nitidezza sia un pelino superiore a come viene scattata, il RAW me lo consente senza caduta qualitativa, ovviamente non esagero, lo faccio. Applico anche la correzione rumore. Ora attenzione, la riduzione del rumore sarebbe bene farlo dopo aver stabilito se intendete toccare la clarity oppure no, perché la clarity e il contrasto possono portare fuori ulteriore rumore, quindi io prima applico il mio preset per la nitidezza, poi faccio lo sviluppo digitale vero e proprio, nel senso che adesso sì che posso modificare la temperatura, colore e la tinta, adesso sì, ma lo faccio a mano. Poi se ho uno shooting che è tutto con la stessa luce, non salvo neanche il preset, faccio sincronizza, nel senso sincronizzo tutte le foto sui parametri della prima che sto editando, così tutte le foto avranno la stessa post-produzione. Questa è una cosa che faccio spessissimo, perché io non è che mi creo un preset ogni shooting che faccio, ho dei preset che uso sempre, nitidezza, la nitidezza la voglio sempre, salvo rarissimi casi, ma la metto veramente sempre la nitidezza. Dopodiché però modifico il bilanciamento del bianco, non mi creo un preset bilanciamento del bianco 21 gennaio 2021, no, è inutile. Semplicemente sincronizzo le impostazioni su tutte le foto, non creo nessun preset, ottengo lo stesso risultato, se è quello che voglio ovviamente. Quindi vado a modificare i colori, vado a modificare la tinta, il bilanciamento del bianco, la temperatura. Se abbiamo usato un color checker è più facile ancora, perché abbiamo i quadratini con i colori, possiamo utilizzare un profilo personalizzato, però anche qui non è una cosa che faccio sempre, è una cosa che bisognerebbe fare, ma solo se la precisione sui colori è il nostro obiettivo. E vi dirò, nel mio caso non lo è quasi mai, nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi io non ho l'indicazione da parte del cliente di avere il colore preciso esattamente come corrisponde al vero. Questo sarebbe magari su uno still life di livello alto. A me questo non succede quasi mai, di solito mi chiedono di rendere il colore più gradevole possibile, anche se si discosta lievemente dalla realtà, quindi il color checker a me la maggior parte dei casi non serve. E di nuovo è sempre una questione di economia, ovvero lo faccio o non lo faccio? Lo faccio se devo farlo, lo faccio se me lo pagano, lo faccio se me lo richiedono. Se non è richiesto, avere la possibilità di essere così precisi sui colori a scapito dell'efficienza, perché ci metto più tempo, non è una cosa che mi sento di fare, perché se il mio cliente mi ha già chiesto di migliorare i colori, è inutile che io faccia una color correction di questo tipo per arrivare esattamente alla realtà sapendo già che poi la devo migliorare. Vado direttamente verso la mia idea di colore perfetto che gli voglio consegnare. A questo punto posso proseguire nello sviluppo digitale, quindi posso, volendo, andare ad agire sui canali dei singoli colori, sulla luminanza, la saturazione e la tinta, posso agire sulla clarity, posso agire sul contrasto, posso agire su luci, ombre, bianchi e neri, che è molto molto importante, e sull'esposizione, che è molto importante, perché anche se vi continuo a ripetere alla nausea che la foto va scattata giusta, la verità è che molte volte o non si ha il tempo di scattarla giusta perché magari cambia la scena, magari siamo a un evento e dobbiamo agire in fretta, quindi siamo un pochino più approssimativi, non siamo precisi al 100%, ci fidiamo di noi stessi e della nostra attrezzatura, per cui cambia la scena, sono in manuale, track sulla rotella e scatto lo stesso perché devo fare la foto. Se sono stato bravo, se ho avuto fortuna o se avevo già stabilito qual era la differenza di luminosità tra una zona e l'altra, di solito mi va bene. Se è la prima volta che lo sto facendo, perché sono appena arrivato e mi tocca fare subito questa transizione senza aver avuto la possibilità di tararmi, vado a sentimento e quindi posso sbagliare. Un'altra cosa che può succedere è che la scena abbia una gamma dinamica così ampia da non poter essere catturata in una singola foto, per cui per esempio io sto facendo un paesaggio e devo scegliere se avere le ombre completamente nere con perdita di dettaglio o
oppure il cielo con perdita di dettaglio, non posso prenderli tutti e due contemporaneamente, perché se schiarisco le ombre il cielo mi diventa bianco, se voglio il cielo azzurro invece le ombre mi diventano tutte nere. Questo può succedere, lì se ho tempo mi posiziono a metà, cerco di non avere eccessiva perdita di dettagli in nessuna zona e poi recupero, quindi vado a schiarire le ombre, vado a scurire le alte luci, a schiarire i bianchi. Posso provare a fare questo tentativo, se ho scattato in una condizione difficile sicuramente andrò a fare qualcosa del genere, oppure più banalmente la mia foto è giusta, nel senso che l'ho scattata correttamente, quindi non ho perdita di dettagli né sulle alte luci né sulle ombre, però decido che voglio aumentare o diminuire un po' l'esposizione, decido che voglio aumentare o diminuire un po' i bianchi per dargli un po' di enfasi, un pochettino di corpo in più, oppure decido che voglio aumentare la clarity, per esempio. Una volta che ho fatto tutte queste operazioni, vado ad agire sulla riduzione del rumore e quindi vado a cercare di togliere un pochettino di grana digitale dalla mia immagine. Lo faccio alla fine per un motivo, perché se io lo faccio subito e poi vado ad aumentare la clarity, per esempio, riporto fuori il rumore, perché la clarity porta fuori anche il rumore che noi non vogliamo. Per cui prima agisco sulla clarity e poi vado ad agire sulla riduzione del rumore, così se la clarity anche mi avesse portato fuori qualcosa che non voglio vedere, cerco di ridurre e di minimizzare. A questo punto, ponendo di essere soddisfatti del nostro sviluppo digitale, ci sono altre cose che potremmo fare ovviamente, potremmo andare a impostare un profilo personalizzato per la lente, potremmo andare a fare altre 100 cose, potremmo andare a mettere gli effetti, vignettatura, potremmo mettere della grana pellicola dopo aver tolto il rumore, ci sono anche questi procedimenti assurdi a cui si può arrivare, quindi io prima tolgo il rumore naturale della camera e poi lo metto finto digitale, vi dirò, mi è capitato di farlo, per sperimentare ovviamente. Poniamo di essere soddisfatti con quello che abbiamo ottenuto fin qui. A questo punto che cosa facciamo? Vi ricordo che stiamo lavorando in RAW, per cui tutte le modifiche che stiamo facendo sono assolutamente non distruttive, compreso il fatto di aver scelto un profilo colore all'inizio. Per cui noi adesso, dopo che abbiamo fatto tutte queste modifiche, possiamo ancora cambiarlo il profilo. Cosa che ovviamente sconsiglio, perché abbiamo fatto delle modifiche magari anche sui colori, e quindi cambiare il profilo può scombinare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Vi dico questo però perché? Perché questo è il momento in cui andiamo a esportare la foto. È un momento abbastanza importante, perché in questo momento, posto che comunque noi abbiamo lì il nostro RAW dentro Camera RAW, quindi possiamo sempre riaprirlo e riesportarlo in un altro modo, quindi non stiamo perdendo nulla in questa fase. Però nel momento in cui andiamo a esportare la foto, dobbiamo scegliere profilo colore con cui la esportiamo, la profondità colore, quindi 8 bit, 16 bit, le dimensioni e il formato, quindi anche la compressione. Quindi questo è importante, perché in questo momento noi abbiamo di fronte un altro bivio, ovvero abbiamo fatto il nostro sviluppo digitale, quindi abbiamo reso la foto sicuramente molto migliore rispetto che se l'avessimo scattata in JPEG. È sicuramente molto meglio così, perché l'abbiamo scattata in RAW, abbiamo fatto delle modifiche e l'abbiamo esportata in JPEG 8 bit, quindi siamo arrivati allo stesso file che avremmo avuto scattando in camera, però uno l'abbiamo lavorato. Per cui questo avrà i colori che vogliamo noi, la nitidezza che vogliamo noi, il rumore che vogliamo noi, la saturazione che vogliamo noi e via così. Mentre quest'altro è fatto dalla camera. La camera lo fa bene, per carità, però cercando di accontentare tutti non fa quello che vogliamo noi nello specifico, fa una cosa che il più delle volte va bene. Invece se ci abbiamo lavorato abbiamo un file specifico esattamente come lo volevamo noi. Arriviamo allo stesso risultato volendo. JPEG, profilo colore sRGB pronto per essere caricato su Instagram o su internet in generale. Questo se la nostra foto è finita. Se siamo così fortunati che la nostra foto è finita in camera, o siamo stati bravi o abbiamo avuto semplicemente molta molta fortuna. La maggior parte delle volte non va così. Infatti noi possiamo esportarlo anche in formato PSD, per esempio. Sappiamo che dobbiamo lavorarci in Photoshop. Ok, se sappiamo già che dobbiamo riaprirlo in Photoshop, non salviamolo in JPEG, perché se lo salviamo in JPEG 8 bit abbiamo ridotto la profondità colore rispetto al file RAW e abbiamo applicato la compressione JPEG. La dovremo applicare comunque, perché per uscire, per andare su Instagram o su internet, dobbiamo salvarlo come JPEG 8 bit, è quello il formato. Ma se dobbiamo ancora lavorarci, è meglio fare un passaggio in più. Se dobbiamo lavorare ulteriormente il nostro file, lo esporteremo quindi in formato PSD nativo di Photoshop, così non abbiamo la compressione JPEG e soprattutto possiamo impostare 16 bit invece di 8, così andiamo a lavorare su una gamma di colori più ampia e qualunque modifica andiamo a fare sui colori avremo delle transizioni più morbide, eviteremo il fastidiosissimo banding che si vede immediatamente su Instagram. Fate una prova, prendete una foto su Instagram in cui si vede il cielo, mettete la saturazione a 100, cominciate a vedere subito che il cielo si divide in delle fasce.
delle fasce di colore, perché quello è il tipico banding, perché l'immagine è in bassa risoluzione, quando io vado ad agire sui colori vedo immediatamente i pixel che non si miscelano più come dovrebbero. Se io invece vado a lavorare a 16 bit questo fenomeno dovrebbe essere quasi assente, salvo ovviamente delle modifiche devastanti che andiamo a fare mettendo i cursori a più 100, non si dovrebbe quasi mai essere così invasivi, però sicuramente se stiamo lavorando su una foto in alta qualità in formato PSD a 16 bit questo possiamo permettercelo di più. Riagganciandoci al video precedente e tornando a parlare di profili colore, in questo momento noi scegliamo il profilo colore più adatto al nostro scopo. Ovviamente se vogliamo andare su internet, sRGB è quello che fa per noi. Se invece la dobbiamo modificare, scegliamo Adobe RGB 1998. Adobe RGB 1998 è uno standard creato da Adobe negli anni 90, come dice il nome ovviamente, è il profilo che io consiglio in assoluto, mette a disposizione uno spazio colore che ci dà la possibilità di lavorare abbastanza bene, quindi possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo e soprattutto ci dà la possibilità di convertire per sRGB e per la quadricromia in maniera molto fluida, quindi nel momento in cui abbiamo un dubbio, per esempio, la nostra immagine dovrà venire stampata o no? E vi faccio un esempio su tutti, a me capita spesso di fare foto per le band che devono fare i CD. È evidente che io devo usare Adobe RGB 1998, perché? Perché io posso avere il dubbio che venga stampata oppure no, perché adesso non tutti stampano i CD, magari si va solo in digitale, però in digitale ci si deve andare di sicuro, e in stampa è probabile. Per cui utilizzo Adobe RGB 1998, perché così ho il mio progetto, ho fatto la mia foto, posso esportarla sia in sRGB sia in quadricromia, senza perdere troppa qualità. Perché comunque questo profilo colore mi consente di essere molto efficace nell'andare a convertire sia per la stampa sia per il web. Quindi è quello che fa per me. Io potrei anche dirvi di più, potrei dirvi se volete il profilo colore non plus ultra per i professionisti potreste usare Profoto RGB. C'è un problema però, Profoto RGB a me piace come profilo colore, mi consente di lavorare molto bene a 16 bit ovviamente, a 8 bit non è la cosa sua, è un controsenso. Se stiamo usando Profoto RGB stiamo facendo delle cose di livello qualitativo probabilmente molto alto, è un profilo colore che ci permette di lavorare molto molto bene sui colori, ma qual è il problema? Ha così tanti colori che poi è difficile la conversione, quindi nel momento in cui andiamo a convertire il profilo di Profoto RGB di una nostra immagine, andiamo a convertirlo per sRGB per il web o per un Fogra 39 per la stampa, il problema è che rischiamo pesantemente di avere dei cambiamenti nei colori, perché la gamma di colori di Profoto è così ampia che è impossibile da tradurre concretamente in altri profili, quindi questo può essere un problema. Se questo si verifica bisogna andare a intervenire localmente per cercare di correggere i cambiamenti che si sono verificati con la conversione del profilo. È una spiacevolezza sicuramente, perché magari ci abbiamo lavorato veramente tanto e vedersi sballare i colori quando si fa la conversione è veramente pesante, credetemi. Per questo motivo io Profoto lo utilizzo molto poco, la mia scelta il 99% delle volte è Adobe RGB, proprio per questa sua massima compatibilità. Bisogna ricordarsi però a questo punto che se io salvo con Adobe RGB devo tenere bene a mente quale sarà il mio obiettivo finale, ovvero salvo con Adobe RGB, magari 16 bit, un bel PSD, lo riapro, ci lavoro in Photoshop, faccio tutto quello che devo fare, manipolazione, post-produzione, colori, saturazione, tutto quello che voglio fare, ho finito, l'immagine è finita. A questo punto che cosa faccio? La salvo. Salvo il PSD e me lo tengo, perché quello è, diciamo, è la mia sicurezza, è il file, è il progetto. Mi tengo sia il RAW, perché da quello posso riesportare, se decido di cambiare qualcosa posso fare un export e risalvarlo. Mi tengo anche il PSD, perché lì dentro ci sono tutti i lavori che ho fatto con tutti i livelli. Salvo un JPEG, perché probabilmente voglio uscire su internet. Quindi salvo un JPEG, ma che cosa faccio però? Nel momento in cui io salvo in JPEG, gli devo dire che devo passare da 16 bit a 8 bit e gli devo dire che devo passare da Adobe RGB a sRGB, quindi vado a fare converti profilo e gli dico di convertire in sRGB e guardo bene se ci sono modifiche sui colori, perché è possibile, di solito non ce n'è granché, però è possibile che qualche colore svalvoli. Se questo succede di nuovo vado a intervenire localmente per ripristinare la condizione iniziale, che è quella giusta. Una volta che ho fatto la mia conversione, posso salvare il file, magari scalandolo, perché un'immagine di 6000x4000 pixel non è adattissima per il web, magari la scalo, faccio più piccola, così è più versatile, più agevole, mi fa consumare meno mega dal telefonino se sto facendo l'upload dal telefonino, vado a salvarla in sRGB e sono a posto. Se io l'avessi salvata con Adobe RGB, che cosa sarebbe successo?
Allora, nella maggior parte dei casi sarebbe successo poco, è un fenomeno molto difficile da percepire, però se io metto su internet una foto salvata in Adobe RGB, che cosa succede? Molti browser, molti applicativi per il web non leggono correttamente i profili colore, quindi lo traducono automaticamente in sRGB, oppure ancora peggio cancellano il profilo colore e quindi tengono l'immagine senza una gestione dei colori. Questo nella maggior parte dei casi dà luogo a un'immagine un po' scarica, con i colori poco saturi. Io dico sempre di non esagerare con la saturazione, però attenzione, se noi abbiamo lavorato tanto sui colori, avere una saturazione diminuita quando andiamo a fare l'upload è un problema, perché noi ci abbiamo lavorato e li volevamo esattamente così i colori, se no non ci lavoravamo neanche e optavamo per il primo percorso, la caricavamo così come era uscita dalla camera, facevamo prima a quel punto. Invece siccome noi vogliamo avere una gestione, vogliamo sapere che cosa stiamo caricando, dobbiamo convertire in sRGB, così abbiamo esattamente, quasi esattamente, che poi ogni dispositivo ha un profilo incorporato, quindi leggerà in maniera un po' diversa, però se abbiamo impostato noi il profilo corretto sulla nostra immagine avremo quasi sempre risultati uguali su tutti i device. Questo è importante. Parallelamente, se dobbiamo andare in stampa, sempre da Adobe RGB possiamo convertire in quadricromia. Qui è molto probabile che qualche correzione locale sia da fare, perché si passa dalla sintesi additiva alla sintesi sottrattiva, quindi che cosa succede? In parole povere, noi stiamo passando da un monitor, il monitor si illumina, quindi nel momento in cui noi andiamo ad aumentare i colori, ad aggiungere colore, stiamo passando da una situazione di nero, quindi di zero, canali RGB 000, siamo sul nero. Se andiamo ad aumentare, portiamo a 255 tutti e tre i canali RGB, cosa abbiamo? Il bianco, quindi aggiungendo colore abbiamo illuminato il monitor. Quando noi andiamo a stampare, qualunque metodo di stampa utilizziamo, stiamo andando a fare il contrario, perché il nostro foglio è dando per scontato che stampiamo su bianco, poi c'è la stampa su nero, ci sono altri tipi di stampa, ma stiamo basic, stiamo stampando su carta bianca, la carta è già bianca, quindi qualunque cosa noi andiamo a stampare stiamo diminuendo il colore. Se andiamo a stampare con tutti i canali della quadricromia a 100, stiamo riempiendo la carta di più inchiostro possibile, quindi abbiamo il nero che sarà ovviamente la base, il nostro foglio sarà tutto nero, però stampiamo anche con gli altri colori e quindi andiamo ad avere un foglio che non solo è nero ma è carichissimo, infatti si chiama nero ricco, che è il nero di quando stampi tutti i colori, che può dare un sacco di problemi ovviamente quando si va in stampa, però per farvi capire, nel momento in cui noi andiamo a stampare dobbiamo sempre ricordarci che se a monitor la nostra immagine sembra giusta, in stampa probabilmente sarà più scura. Quindi io quando vado in stampa tendo sempre a fare una correzione locale prima di mandare il file e tendo sempre ad aumentare un po' la luminosità dell'immagine, a stare un pochino più indietro sui neri, ad averli meno carichi. Comunque dobbiamo considerare che mentre sul monitor noi abbiamo a che fare con milioni di colori, il monitor riproduce più colori di quelli che l'occhio umano è in grado di vedere, quindi spesse volte è anche inutile, è un sofisma stare lì a giocare così tanto sui colori, perché poi delle modifiche che sto facendo non sono in grado di vederle io stesso. Nel momento in cui esporto per la stampa, però, che cosa succede? La stampante, che sia a getto d'inchiostro, che sia laser, che sia offset, qualunque stampante ha meno colori di quelli che io vedo a monitor. Probabilmente ne ha molti di meno a seconda della stampante, quindi sto comunque facendo una riduzione pesante della mia gamma di colori. Questo che cosa significa? Che è molto probabile che in stampa qualcuno dei miei colori risulti fuori gamma, quindi che non possa essere riprodotto con assoluta fedeltà come lo vedevo sul monitor. Nel momento in cui io gestisco questa transizione e gli do un profilo colore, quantomeno diciamo che ho minimizzato questo effetto, perché ho detto alla stampante come doveva leggere le informazioni di colore presenti nella mia immagine con un profilo colore, e una volta applicato, una volta convertito per quel profilo colore, se c'è un colore che non mi va bene posso intervenire localmente per riportarlo al livello che voglio. Se io questa cosa non la faccio, che cosa succede? Che nella mia stampa avrò una conversione automatica fatta dalla stampante nel momento in cui io digito print, quindi che cosa succede? Che io avrò una stampa che non so come viene fuori, non lo so finché non la vedo, cioè io finché non vedo la mia lastra con la mia stampa non so se i blu saranno giusti, non so se i rossi saranno giusti, non so se i verdi saranno come li vedevo a monitor, semplicemente non lo so perché non ho gestito questo processo di transizione. Se io lo gestisco non è una garanzia assoluta che i colori siano giusti, perché dipende da come ho lavorato. Se ho lavorato con Profoto RGB è possibilissimo che in stampa ci siano problemi, ma se ho lavorato nel modo corretto con Adobe RGB
è molto probabile che i colori invece vengano fuori giusti. Nel momento in cui dovessero esserci comunque problemi di colore, quantomeno noi sappiamo che abbiamo lavorato nella maniera più corretta, abbiamo impostato il profilo giusto, abbiamo esportato per la stampa, e quindi lì è questione di avere un rapporto con lo stampatore, di sentirsi e di vedere con lui, magari di chiedergli una prova colore, cosa che io faccio sempre e che puntualmente mi viene negata perché costa. Però quantomeno io ho fatto presente i miei dubbi, le mie perplessità, e ho detto allo stampatore: guarda, secondo me potrebbe venire un po' troppo scura, secondo me è da aumentare un po' l'esposizione, quantomeno ci sarà traccia di questa cosa, perché nel momento in cui ci sono problemi è evidente che la mia posizione cambia se me ne sono fregato e ho mandato in stampa un JPEG a caso, e se invece me ne sono interessato e ho anche chiesto una prova colore allo stampatore. Non dico questo per fare le scarpe agli stampatori, però è evidente che nel momento in cui io chiedo una prova colore e mi viene negata, io che ho impostato il profilo colore corretto, se poi ci sono problemi in stampa, a quel punto non è più colpa mia, io ho fatto quello che potevo. Lo so che questo procedimento vi può sembrare lungo e tortuoso, ma voglio rassicurarvi, lo è, assolutamente lo è. Il punto qual è? In questo modo io vi do due scelte, anzi più di due, perché ci sono degli step intermedi. Io vi do la possibilità di delegare tutto alla vostra camera, quindi click, via così. Questa è una possibilità e attenzione, lo faccio anch'io. Ci sono delle situazioni in cui proprio dico: non ne vale la pena, perché magari non è neanche un mio cliente, magari sto facendo un favore a qualcuno, magari non mi è richiesto quel grado di precisione, magari non vogliono la post, magari non vogliono il color grading, magari non vogliono niente, vogliono solo la foto così com'è, non gliene frega niente dello sviluppo, gli va bene così, e quindi non ho motivo di stare a impazzirci, la scatto e gliela do così com'è. Per una questione mia personale in realtà scatto comunque in RAW, perché se mi dovessero chiedere delle modifiche postume cambiando idea, gli posso comunque dire va bene, te le posso fare. Diciamo comunque che è una possibilità, io posso benissimo scattare in JPEG perché è già pronta così, deve andare su Instagram subito, anzi abbiamo fretta, magari va anche bene così. Seconda possibilità: scatto in RAW. Quindi se scatto in RAW faccio lo sviluppo digitale. Scattare in RAW e non fare lo sviluppo digitale è un errore, perché a quel punto era meglio usare il JPEG, perché un RAW esportato così com'è è scarico, è privo di correzioni, è tutto piatto, ha i colori che sono pronti per essere post prodotti ma non sono pronti per essere caricati da nessuna parte. Quindi se scelgo la seconda via, quella più complessa, mi devo fare tutto lo sviluppo del RAW, quindi dall'applicazione del profilo alle correzioni locali all'export con la selezione corretta del profilo colore e del formato. A quel punto, di nuovo altro bivio, esporto in JPEG, siamo di nuovo al punto di partenza, è pronta per essere caricata online o mandata in stampa, e quindi esporterò con un profilo colore adatto allo scopo. Non è pronta? La riapro con Photoshop, la riapro in PSD o in TIFF o in quello che mi pare, non in JPEG magari, perché i RAW sono a 12 o 14 bit, quindi se io vado a esportare in JPEG 8 bit ho perso qualcosa, ho perso delle informazioni. Invece se vado a esportare in PSD, PSD e TIFF nativamente ospitano 16 bit, quindi non vado a perdere niente. Inoltre non applico ancora la compressione JPEG, la applicherò dopo quando avrò finito le mie modifiche. Vado a lavorare su un file migliore che mi permette di essere più disinvolto nelle modifiche che faccio senza dovermi preoccupare di una caduta qualitativa che c'è, però la vado a contenere in questo modo. Una volta che ho fatto tutte le modifiche del caso, la esporto, e la esporto di nuovo con un profilo colore per il web o per la stampa. Attenzione, dico sempre per il web o per la stampa, perché spesso bisogna fare il doppio export, perché uno mi dice: guarda, questa è la copertina del CD, tu me la devi dare sia da mettere su Instagram sia da stampare. Quindi io ho lì un file e da quel file faccio l'export per Instagram e l'export per la stampa, servono tutte e due. Per questo lavoro in Adobe RGB, perché così ho un file da cui posso salvarla come cavolo voglio io, tutte le volte che voglio io. Il signore non voglia, ma se avessimo lavorato direttamente in sRGB, a parte che lavoravamo peggio, cioè noi lavoravamo uguale, però il risultato poteva essere inferiore perché avevamo meno spazio di manovra per gestire i colori. Il risultato poteva essere sicuramente molto peggiore, e poi era adatto solamente per il web. Se io vado a stampare un file in sRGB, sì, lo converto, non è la cosa migliore da fare, si fa, quante volte si prendono le foto da internet e si stampano, si fa, però non ho gestito i colori, non ho gestito quello che potevo gestire. Invece se ho fatto una gestione posso avere un risultato esattamente come lo voglio io, invece se stampo un RGB e non lo gestisco, non è che viene male, attenzione, non è che viene male, viene bene, però non ho deciso io, l'ho delegato, e quindi il mio lavoro è meno professionale e meno personale perché l'ho affidato a un pochettino alle modalità automatiche di conversione del mio computer e della mia stampante, ed è un peccato. Se vogliamo farci notare, sia per la nostra professionalità
quindi nel far vedere anche che sappiamo tutte queste cose, sia per il nostro gusto, dobbiamo intervenire su queste cose, perché così facciamo vedere la nostra mano, facciamo vedere che abbiamo lavorato noi a quel progetto lì, altrimenti lo poteva fare chiunque. Molto bene, per quelli di voi che sono arrivati fino a questo punto del video e non hanno ancora sviluppato cefalee, vi lascio come sempre qualche link interessante qui sotto, tra cui un po' di preset che potete scaricare e che vi invito a non usare così come sono, perché i preset devono essere tarati sulla vostra strumentazione. Se usate un mio preset, vi faccio un esempio, se usate il mio preset per la nitidezza della Canon 5D su una Nikon, è assai probabile che non funzioni così com'è, è assai probabile che lo dobbiate modificare. Perché? Perché avete un sensore diverso, una nitidezza diversa, una lente diversa, quindi contrasto e nitidezza saranno diversi, e il mio preset è fatto per la mia camera, quindi difficilmente funzionerà sulla vostra. Però è possibile che, muovendo un fader, troviate una posizione che va bene per la vostra, quindi potete usare il mio preset come punto di partenza per la vostra strumentazione. Ma sto divagando. Come dicevo, spero che da questo video abbiate imparato qualcosa. Vi lascio una tonnellata di link in descrizione, cliccateli tutti, magari qualcuno vi serve. Mi auguro veramente che abbiate imparato qualcosa e vi invito a questo punto a lasciarmi un like se avete imparato qualcosa e anche a seguirmi. E anche se non avete imparato nulla, prima o poi qualcosa che non sapete verrà fuori. Vedrete.